Grande fratello, la reazione di Alessia alla squalifica dell'ex Lino Giuliano è stato squalificato dal Grande Fratello 2024. Il concorrente sarebbe dovuto entrare nella casa più spiata di Italia nella prima puntata, quella di ieri, 16 settembre 2024. Il giovane non ha varcato la soglia della famosa Porta Rossa per via di un commento omofobo fatto sui social qualche giorno prima dell'inizio del reality condotto da Alfonso Signorini. Grande fratello, la reazione di Alessia Pascarella alla squalifica dell'ex Lino. Dopo le parole del padrone di casa del Grande Fratello e del diretto interessato, sui social si è espressa anche Alessia Pascarella, ex fidanzata di Lino Giuliano, con cui ha partecipato a Temptation Island 2024. La storia tra i due è finita nel peggiore dei modi allo show dei sentimenti. Lei ha deciso di lasciarlo e lui è uscito dal programma condotto da Filippo Bisciglia con la tentatrice Maika Randazzo, con cui la relazione è durata pochissimo. Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello, la reazione dell'ex Alessia Pascarella. Una volta tornato alla vita di tutti i giorni, Lino Giuliano aveva anche lanciato diverse stoccate alla sua ex fidanzata Alessia. C'è una persona che è stata con me per 4 anni e nei miei confronti questa donna ha fatto della diffamazione. Sono state raccontate delle falsità. Diceva anche che non ho mai avuto una moto e non è vero. Io mi prendo sempre le mie responsabilità, ho fatto degli sbagli, ma sono vero e limpido e non metto mai filtri per sembrare chi non sono nella realtà. Grande fratello, ecco come ha reagito Alessia Pascarella alla squalifica dell'ex Lino Giuliano. Ieri sera all'inizio della prima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha confermato la squalifica di Lino. Era tra i concorrenti, ma stasera non lo vedrete. Sulle piattaforme social ha pubblicato dei commenti offensivi e omofobi che non rispecchiano i valori di Mediaset, del Grande Fratello e di Mediaset. Per questo motivo Lino Giuliano è squalificato. L'ex fidanzata Alessia Pascarella si è sentita di intervenire sui social in merito a quanto successo al reality show. Lui non è per niente omofobo, ve l'assicuro, lui non è per niente omofobo, ve lo assicuro. La parola detta non è giustificabile, per carità, ma si percepisce chiaramente che è stata pronunciata in un momento di rabbia a causa di una diffamazione subita. Anche se il commento è stato fatto, ironicamente, le persone non lo sanno e non è bello far circolare voci per nulla, le parole dell'ex di Lino. E ancora, mi dispiace perché il Grande Fratello è una grande occasione e un'esperienza bellissima. Anche per quelli che commentano negativamente, perché ne ho ricevuti a valanga. Loro poi sarebbero i primi ad andarci anche a piedi. Insomma, l'ex fidanzata del ragazzo è parecchio dispiaciuta che lui abbia perso l'occasione di partecipare.